Eccoci tornati amici di pomeriggio, oggi sono contentissima perché abbiamo uno scoop da regalarvi, uno scoop che riguarda la nostra storia molto antica, ma non dico altro, non mi voglio dilungare perché voglio presentarvi prima il nostro ospite. Stiamo parlando di Alessio Consorte, benvenuto Alessio qui a Di Pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Senti Alessio, parlaci un attimo di te prima di lanciarci questo scoop importante. Tu sei fotografo, filmmaker, documentarista, sei nel mondo della moda e hai un grande amore per questa tua terra, l'Abruzzo. Questo mio grande amore per l'Abruzzo nasce dal fatto che ho avuto la fortuna di girare per il mondo. Sono stato in America, Russia, Cina, Sudafrica. L'America l'ho girato abbondantemente, ho fatto anche gran parte della Route 66, Caspita, che poi io bello. paragono alla Tiburtina Valerio, l'antica Tiburtina Valerio. più Più o o meno, molto meno, più o ci siamo meno. quasi. Quindi questo girare per il mondo, frequentare gli ambienti della moda, quindi mi ha caratterizzato sulla voglia di voler raccontare la mia terra, che a parte all'inizio la conoscevo poco anch'io, finché mi ci sono appassionato e mi ci sono proprio innamorato. Diciamo che poi i miei genitori forse mi avevano già inculcato questo amore, perché mio padre già da bambino mi portava in giro per l'Abruzzo. Noi abbiamo una casa a Corvara, quindi fino ai 12 anni cercavo di scappare perché mi annoiavo. Vabbè, certo, Poi immagino. da grande ci sono tornato e l'amo, diciamo l'amo, e lì c'è un tempio vicino a Pesco Sansonesco dove ci fu un famoso giuramento, probabilmente quello del 91 a.C., quando gli italici giurarono guerra contro Roma, o comunque potrebbe essere anche un altro tipo di giuramento di carattere appunto italico-sammita, perché furono rinvenuti degli anelli sacrificali, quindi facevano parte di un sacrificio, e quindi quando inizi a conoscere, studiare, indagare il tuo territorio e vai a contatto con delle realtà antiche, è chiaro che la passione esplode sempre di più, perché abbiamo un territorio veramente magico, Il bellissimo. nostro territorio è ricchissimo, però c'è da dire che insomma c'è dietro una grande passione, tanto studio. Immagino che poi la ricerca di questi reperti, l'andare a fondo un po' alle cose non sia da tutti, quindi dietro sicuramente c'è tanto lavoro e tanta passione, no? Ma partiamo dall'inizio perché iniziamo a presentarti un po' al nostro pubblico piano piano, no? Allora, il tuo primo docufilm, se non sbaglio, è Il Traghettatore. In cui racconti Pescara dal punto di vista dei pescaresi. Tu hai detto una frase che nasce dall'esigenza indifferibile di recuperare la comune identità storica del territorio, che poi è un po' quello che ci stavi raccontando adesso. Sì, era un punto di partenza, perché io volevo fare il regista, no? Cioè, in realtà faccio, poi mi dichiaro documentarista, perché chiaramente per me la regia va oltre il racconto, quindi per me raccontare oggi è essere con i piedi per terra, analizzare, studiare a 360 gradi, valutare tutto per poi raccontare al pubblico un qualcosa che deve essere non solo credibile, ma anche sintetico e digeribile. Quindi poi ecco perché, insomma, per farla breve mi reputo più documentarista. Nasce sempre dalla passione di voler raccontare il territorio. Chiaramente ho detto, non c'è un film che si possa dichiarare tale, un docufilm sulla mia città, e alla fine perché no? Lo voglio fare. Inizio da qui, dalla mia città. Che poi ha interessato moltissime persone, ho letto un po' di commenti incredibili, tutti quanti si sono rispecchiati, hanno riconosciuto dei volti noti, comunque si sentono i modi di dire, il modo di parlare, la storia vera della città, quindi molto, si è andato molto a fondo, insomma. Ti ringrazio, ti ringrazio. È un po' un antesignano di TikTok, non voglio esagerare, però il mio intento era quello di poter offrire al pubblico un qualcosa che fosse a pillole, no? Pam,
personaggio per personaggio, che comunque poi dall'inizio alla fine avrebbero fatto un quadro, un sentimento generale, raccontando episodi, quartieri e storia, per poi lasciare un qualcosa. E questo qualcosa alla fine, questo, diciamo, questo viaggio all'interno della mia città, oggi è considerato un cult. Non sono io a dirlo, sono gli altri, so chi mi ferma per strada, mi dice: abbiamo rivisto Traghettatore, mi ha fatto impazzire la pescare. Ma sì, perché magari si rivedono delle persone che magari qualcuno anche ha perso poi nel tempo, quindi insomma sì, si rimane legati, no, alla storia della città, quello che uno ha vissuto, quello che ha sentito raccontare. Poi è vero, insomma, questi stacchi musicali sono molto coinvolgenti, devo dire, in maniera leggera si riesce ad andare comunque nel profondo. Ma dopo questo docufilm ce n'è un altro che ha fatto veramente molto parlare, e stiamo parlando di Decumano Maximo. Marsi, Equi, Peligni, Vestini, Marrucini, Pretuzzi, Frentani, Carricini. Sono i popoli abruzzesi che nel 91 a.C. scatenarono una guerra senza precedenti contro Roma e la sua arrogante oppressione. Molte delle guerre combattute da Roma non riguardano due avversari che si vogliono distruggere a vicenda, ma due avversari che si vogliono integrare. Ecco i fromboli trovati nella zona dei Cerri. Sopra quelle colline si è scatenato l'inferno. Queste sono armi di 2000 anni fa. Nelle monete della guerra sociale, lei ha presente cosa c'è nella raffigurazione, no? Cioè c'è il toro che azzanna la lupa. Il toro, che in associazione alla Luna e a Marte, secondo le antiche credenze, creava una potente energia spirituale. Noi camminavamo in mezzo alle tombe, come si cammina in mezzo alle tombe etrusche. Avrebbero potuto, in fin dei conti, questi italici anche sopraffare Roma? Certamente avrebbero potuto. Io ti chiedo quanto tempo hai impiegato per mettere insieme tutto quanto, perché parlacene un attimo, facci capire di cosa stiamo parlando. Cinque anni, perché da Pescara, diciamo dalla costa, da Teramo in giù, tu guardi verso Roma, vedi le montagne, e quindi è come se avessi sentito il bisogno di andare sopra quelle montagne ed oltre. Quindi attraversare valico per valico un percorso, diciamo, di storia. Quindi avendo questa tecnica anche dei personaggi del luogo, quindi tipo che uscivo fuori dal traghettatore, quindi dal significato importante delle persone che abitano il posto, il luogo, che sono gli occhi, le webcam di quel luogo. Certo. Sono andato alla ricerca di informazioni vere sul territorio, nonostante io le studiassi già da casa con le pubblicazioni di altri storici, archeologi e quant'altro, ed ho ripercorso quello che era, diciamo, l'antico percorso della Tiburtina Valeria, cioè che è da Pescara, che era a Terno, Ostia Terni, arrivava fino a Roma e poi ad Ostia. Quindi certo, diciamo che la Tiburtina Valeria è il tratto che nasce da Tivoli e dovrebbe arrivare, diciamo, tecnicamente a Corfinio, ma in realtà fa Chieti, Pescara, e oltretutto c'è un ramo che arriva anche ad Atri. Quindi è una via molto importante, che è proprio un fascione che parte proprio dal, diciamo, da, ecco, tra virgolette, da Pescara e arriva a Roma. Quindi un percorso di vita che mi ha dato la possibilità di approfondire gli antichi popoli italici, quali appunto Pretuzzi,
Vestini, Marrucini, Frentani, Carricini, Peligni, fino ad arrivare ai Marsi, gli Equi, i Latini e poi vabbè, i Romani. I Romani che poi sono gran parte, diciamo, parte del popolo Sabino, che poi dai Sabini discendono i Sabelli e i Sanniti. Caspita, vedi come ci stai facendo una bella lezione. Interessante. Tu pensa all'Aquila? L'Aquila, io ho trovato un documento importantissimo, anzi due. Siccome conosco diversi toponimi di quella zona e anche dei Marsi, eccetera, eccetera, anche del Teramano, quindi sono riuscito a rifare un confine e allo stato attuale la città dell'Aquila era un confine antico dei Sabini. Okay. Quindi già parliamo del popolo a confine con i Sabelli che iniziavano dai Vestini. Certo. Quindi Vestini, Marsi e Pretuzzi. Ma tu sei riuscito tramite questo studio a scoprire qualcosa anche su Roma? Su Roma perché? Allora, dici anche questo, perché magari non tutti lo sanno. Esatto, allora prima, come ti dicevo prima, sono tanti tasselli. Tu dici, sei partito dal traghettatore, hai affrontato la storia d'Abruzzo, alla fine sei andato a finire a studiare l'archeastronomia. Bene, ho avuto questa fortuna, l'ho sfruttata, diciamo. Che cosa accade? Siccome in Decumano avevo deciso di fare, per dare un lustro, un'immagine bella, sensazionale alla nostra regione, alla nostra terra, perché tu apri un film sull'Abruzzo, la gente deve dire wow alla prima scena. È giusto. Che poi fortunatamente così è stato, perché comunque solo i primi 5 minuti del film è tutto fatto all'alba. Adesso apro parentesi, su Nexo Digital io ricevo i complimenti perché è visto, è stravisto, il film piace, perché c'è tanto lavoro. Evidentemente dietro. È girato bene, è girato e bene. Dietro ci sono dei contenuti importanti, quindi giustamente ha il successo che merita, no? Ti ringrazio. Arrivo al dunque. Essendo che tutta la prima parte del film l'ho fatta all'alba, vado una volta sotto il Colosseo, vado due, vado tre, vado quattro, dico ma qui mi sento che sono in una direzione, pescare di là, quindi il sole, insomma ho fatto, dico pescare lì, sei abituati noi a vedere il sole nascere dal mare. Certo. Invece poi sono andato archeastronomicamente a misurare il Colosseo, mi sono accorto che era tutto spostato a sud-est. Ho detto, ma com'è possibile? È impossibile che sia una casualità. E difatti poi studiando insieme ad Adriano Gaspani, ed un altro ricercatore abruzzese, Salvatore Marinucci, questa, diciamo, direzione di azimut ci ha permesso di fare un'ipotesi che si è orientata al solstizio d'estate. In realtà, e questa è un'altra considerazione importante, dopo 4 anni di studi che ho continuato da solo, in realtà c'è una novità importante, perché poi variare di poco significa anche che poi certe cose sembrano non poter essere visibili, non poter essere, diciamo, autentiche, no? Invece se tu vai sul posto, fai un'ipotesi, vai sul posto, la valuti, quell'orario, al sorgere del sole, eccetera, eccetera. Allora dici, cavoli, non può essere una casualità, perché poi tu quella misurazione la ripeti in diversi altri siti romani, per chiarirci, lo stesso popolo, vedi che quella misurazione in quel giorno e in quel preciso frangente di epoca, no? Danno la stessa visione. Quindi c'è uno schema generale. Lo stesso schema. Quindi il Colosseo probabilmente è dedicato ad una divinità romana che poi, fatalità, è una delle, diciamo, delle divinità anche
degli antichi popoli italici, in parte Vestini ed anche probabilmente Sabini. Quindi ci avviciniamo sempre di più a svelare qual è la probabile figura del dio Quirino. Ecco, adesso l'ho detta, quindi qualcuno... Ti sei sbottonato, sì. Che comunque non è Quirino, ha un altro nome, ma potrebbero essere due divinità molto simili, quindi il Colosseo si avvicina parecchio. Bene, molto molto interessante. Ed ho delle foto che non ho pubblicato ancora, che uno le guarda, non è possibile, è un Photoshop. Vabbè, qualora volessi fornircele, la regia sarà contenta. Ormai l'ho detto. Ormai l'ho detto, lo mettiamo. Va bene. Allora io ti ringrazio, lo scoop non era questo. Sì. Io in questo momento volevo parlare anche del tuo lavoro successivo, che anche perché è stata una vicenda controversa, che comunque ti ha causato qualche difficoltà, no? Perché stiamo parlando degli studi sul Guerriero di Capestrano, che è una vicenda che stai tuttora combattendo un po'. Sì, difatti, sapendo cosa avrei affrontato e a cosa sarei andato incontro pubblicando in Decumano Maximo la lettera di padre Antonio Ferrua, che fu indirizzata nel 2005 ad un ricercatore abruzzese, il professor Fulvio Giustizia, che afferma che il Guerriero di Capestrano, o meglio, riporta la notizia che fu data in confessione a padre Antonio Ferrua, che allora era uno degli archeologi più importanti del Vaticano, colui che scavò la tomba di San Pietro, che il guerriero era stato fabbricato da un antiquario napoletano per recuperare il premio di rinvenimento in accordo con il contadino di Capestrano. Sì. Quindi io, pubblicando questa lettera, sapevo già che accadeva, tra virgolette, vabbè, non voglio utilizzare dei termini che per rispetto della nostra terra non posso dire, perché, però vabbè, per farla breve, sarebbe il terremoto. Ecco. E quindi ho dovuto togliere dall'inchiesta, o meglio, ho dovuto togliere da Decumano Maximo questa inchiesta, che appunto oggi mi sento di dover dire, perché ho letto la notizia di un povero signore di 92 anni che, insomma, è stato preso con un'anfora fuori casa, un'anfora romana. Ma lo scoop qual è? Lo scoop qual è? Allora va bene, allora quindi saltiamo questo... Ho dovuto togliere tutta questa parte da Decumano, perché okay. Poi tutta questa storia mi porta in un luogo... E lì c'è tutto un approfondimento che però oggi non posso dire, perché voglio restare sulla notizia. Però diremo, poi lo dirò nel prossimo documentario, oppure se c'è possibilità approfondire, esatto, io torno volentieri. Noi aspettiamo allora queste novità. Morale della favola, c'è un battello, diciamo no, c'è una nave romana fuori al largo di Giulianova, più o meno dai 20 ai 22 miglia dalla costa, ad una profondità di 100-110 metri, in un'area denominata, adesso lo dico in dialetto, non so nemmeno se si pronuncia bene così, dove sta Litrivoli? Triumphant. Ok. Come sai di questa, perché di questa nave romana? Facendo i rilievi sotto il fiume Pescara, degli amici lì armatori mi danno sempre una mano, mi portano in giro dove voglio, perché si fidano di me, sanno il lavoro che faccio. E come siamo tornati in banchina e abbiamo trovato un signore anziano, un armatore importante dell'epoca, degli anni 70-80, che è incuriosito, ci ha fatto delle domande. Noi abbiamo detto: sto cercando dei resti archeologici, ho trovato delle mura, e poi queste mura vanno a finire sotto il circo di canottieri di Pescara. Difatti ho fatto la segnalazione al sindaco di Pescara, stiamo aspettando un po' se vogliono fare dei saggi oppure no. Arrivo, mi dice: ma io ho una notizia importante. Caspita. Dico: va bene. Dice: io ho scoperto un battello romano fuori a Giulianova. Ah, quindi è stata proprio casuale? Casualissima. Che poi nulla è casuale, perché tu ti trovi al momento giusto, al posto giusto. Certo. È perché parli di quella lingua lì. Qualcuno ascolta e ti dà.
Ma l'importanza del parlare con le persone, no? Di documentarsi, certo, di stare certo, lì, perché certo. Sennò non si saprebbe. Quindi noi fuori Giulianova, in questa zona, a 22 miglia, 110 metri profondità, abbiamo un battello romano che ha ridato, tra virgolette, ridato una marea di anfore. Quindi queste sono le tue prove per dimostrare. C'ho le prove, c'ho le interviste esclusive, eccetera, eccetera, c'ho la fonte segreta, eccetera. Cosa è successo? Che questo armatore, essendo geniale, ha cambiato il metodo di pesca. Quindi queste catene, essendo che tiravano di più sul fondo, si erano un po' impigliate, hanno trovato questo ostacolo di questa zona, appunto, chiamata Triunfante, perché comunque si sa che qualcosa di anomalo c'è sotto, si è tirato dietro parte, diciamo, di questo materiale. Quindi addirittura il peschereccio si era fermato, quindi hanno iniziato a ritirare le reti. Pensavano fossero delle bombe della Seconda Guerra Mondiale, difatti hanno tagliato subito le reti, hanno ributtato a mare. Sono scappati, hanno provato. Sì, non riuscivano proprio a tirare più il moto peschereccio avanti. Quindi abbondanti 10 anfore sono tornate sul fondo. 4-5 si sono spaccate, mentre, perché chiaramente col vericello che tiri su è chiaro che non fai in tempo, perché non sapevano cosa avessero pescato, no? Certo. Una è riuscita a pescare e l'aprirono, fu analizzato il contenuto ed era una cera d'api perfettamente conservata. Conservata. Caspita. Di 2100 anni fa, perché fu fatta analizzare. Ah, fu fatta analizzare, quindi sì. Ci sono delle prove, cioè, sì, abbiamo la prove, certezza, ma è chiaro. Di questa... Sì, sì, la certezza c'è, guarda, assoluta, assoluta. Difatti, poi lui mi disse che nella radio, si sentiva dire qui a Giuliano, adesso non conosco il dialetto di qua, cioè, chiappate un'anfora, ma io ne so chiappate due. E certo, perché avevano rimestato un po' tutto, quindi queste anfore andavano girando poi per tutta la costa. Esatto, girando. Poi loro tornarono per capire meglio la situazione e riuscirono a tirar su un pezzo proprio di carena. Quindi c'è una nave romana a tutti gli effetti. Qualcosa c'è sicuramente. Io poi, prima di Decumano, poi, prima dell'uscita del film, insomma, avevo organizzato, volevo capire meglio, quindi volevo far scendere due sub, oppure vedere un po' di poter far scendere un robot, quantomeno per capire. Però chiaramente io ho la responsabilità morale di far scendere due sub giù a 110 metri, sinceramente non... No. Beh, insomma, abbastanza... immagino sia abbastanza complesso. No, come... no, anche se avevo trovato chi voleva farlo. Poi c'è un robot, ci sarebbe dovuta essere tutta una collaborazione con la sovrintendenza, quindi fare delle domande fatte bene, eccetera. Chissà che però questa intervista, comunque l'averlo detto, aver portato a galla appunto questa situazione, non smuova un po' l'interesse di qualcuno e non si inizi a cercarlo meglio e a riportarlo in vita, no? Magari fare uno studio. Sarebbe interessante scendere con le telecamere lì giù e fare vedere. Comunque le anfore arrivano da questo relitto romano, 100%. Va bene. E ce ne sono in giro, io poi ho approfondito la questione, almeno una ventina. Caspita. Meno una ventina, però purtroppo io mi metto nei panni del signore anziano, insomma, di una certa età, una brava persona che pesca una cosa del genere. Purtroppo in Italia, quando vai in contatto poi con queste situazioni, come la metti è un problema. Certo, non sai cosa fare, magari si rischia di sbagliare, di trovarsi io in... Io se fossi lo Stato, direi, benissimo, avete trovato una cosa, dammela a me, ti pago e ti vi ed è a posto. Allora possiamo provare a fare questo appello, chi magari sapesse qualcosa o avesse qualcosa potrebbe contattarci o mettersi in contatto con te o con chi di dovere, sì. E magari si può andare veramente a fondo. Sarebbe già un documentario, no? Solo su... Tu sei pronto, insomma, per pronto. Parlarcene. Sono già pronto, perché poi, ripeto, tutto questo risvolto mi porta a fare un altro tipo di inchiesta, perché poi... Tutte queste anfore frantumate che sono cadute sul fondo, pian piano, con le maree si sono spostate in un luogo. Certo. Però di questo luogo io adesso non posso... Va bene, allora facciamo così, non andiamo oltre, noi ti ringraziamo per averci raccontato questa storia così affascinante e ti auguriamo di riuscire a continuare i tuoi studi e magari, perché no, di presentarci
i tuoi prossimi lavori. E ti facciamo un grande in bocca al lupo e ti aspettiamo allora per le ulteriori evoluzioni. Viva il lupo! Grazie. Grazie a te. Grazie.